Piero Bianucci, questo volto di Einstein, i capelli arruffati, è un po' nell'immaginario collettivo l'immagine dello scienziato, ma quanto è difficile per il giornalista divulgatore scientifico far capire le implicazioni nella vita di tutti i giorni che hanno le teorie come la relatività generale? Beh, non è poi così difficile, perché sono davvero tecnologie che tutti stiamo usando. Quando andiamo in automobile con un navigatore, per esempio, stiamo applicando la relatività generale e la relatività speciale, che hanno due effetti opposti. Uno rallenta, l'altro accelera gli orologi. E i satelliti che captiamo sono orologi, sostanzialmente, che dicono che ora è. Poi pensiamo, non so, per esempio il laser. Quando noi ascoltiamo un disco, quando vediamo un DVD, è un raggio laser che legge dei forellini che stanno sul disco. Questo raggio laser è un'altra delle creature di Einstein, e è fatto di particelle di luce, il concetto che Einstein ha espresso nel 1905. Non è difficile raccontare che noi possiamo immaginare davvero la luce come una serie di piccolissimi proiettili luminosi. Pensiamo per esempio, e qui è lo stesso concetto, alle celle fotovoltaiche. Tutto il fotovoltaico, tutta questa fonte di energia solare alternativa, in realtà nasce da concetti di Einstein e l'abbiamo intorno a noi. Tutta la nostra vita, quindi, in ultima analisi, persino i LED, sono qualche cosa che è implicito nel concetto di fotone di Einstein. Tutte queste cose intorno a noi, partendo da questa nostra esperienza quotidiana, possono essere spiegate abbastanza facilmente. Sono dei racconti, e sono dei racconti molto pieni, ricchi di curiosità, di imprevedibilità. Ecco, dal punto di vista tecnologico abbiamo esplorato fino in fondo tutte le possibili implicazioni e possibilità di queste teorie, o si lavorerà ancora molto? No, si lavorerà ancora molto, c'è ancora molto da esplorare. Pensiamo all'osservazione delle onde gravitazionali annunciata l'11 febbraio di quest'anno. Le onde gravitazionali, questa volta abbiamo, come dire, ascoltato un sussurro, ma sono in realtà una finestra aperta sull'universo. Ci permettono di osservare l'universo da un altro punto di vista, diverso da quello della luce, diverso da tutte le onde elettromagnetiche, quindi dalle onde radio, dai raggi X, eccetera. Tutto ciò che nell'universo è particolarmente violento, quando si scuotono delle grandi masse, come quando i buchi neri si fondono tra di loro, ci parla attraverso onde gravitazionali, non attraverso la luce. Quindi noi guarderemo un nuovo universo attraverso queste onde. Non è domani mattina, ci vorranno delle antenne molto più sensibili, ma nello spazio, nel 2030, ci saranno dei satelliti, si chiamano LISA, li stanno già progettando e costruendo, che potranno davvero aprirci questa finestra.